l'ultimo vero divo, l'emblema del maschio latino, il Cassius Clay dei palcoscenici. Lui è solo Ray Sugar Sandra! Ray Sugar School! Quando sei una pop star e hai ottenuto tutto grazie al tuo talento, senti il bisogno di condividere con gli altri la tua fortuna, insegnando quei segreti che ti hanno fatto diventare così grande. Per questo è nata la fondazione Ray Sugar School, una scuola che trasforma la gente comune in persone di successo. Ma tra tanti che sognano di entrare, come trovare quello giusto? Trovato. Sì, trovarlo è stato un bel colpo. Ciao, sono Alsemio, ho 25 anni e vengo da Collemoscio e sono davvero onorato che Ray ha investito su di me. Allora Artemio, sei pronto ad entrare nella Ray Sugar School? Ray Sugar School! Entra. Ciao Arte, sono felice di rivederti e di darti il benvenuto alla prima lezione della Ray Sugar School. Sei pronto per questa avventura? Sì. Bravo. Vedi Artemio, in questo primo giorno lavoreremo sulla forma fisica, perché vedi, ogni star deve avere una forma fisica eccellente. Alla base di tutto ci devono essere degli addominali d'acciaio, che sono essenziali per la spinta. Guarda, guarda che spinta. Guarda, guarda che spinta, guarda. Adesso, coraggio, provalo, dai. No, 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 no. Più spinta. No, no, vedi, vedi, spinta, la spinta. Ho capito, seguimi. Allora, dicevo, il movimento è semicircolare, guarda. Metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera. Dai, coraggio, prova. Poteva venire meglio, vero, eh? Senti Artemio, ma tu hai mai avuto una ragazza? Is it only my imagination? Are you the only girl for me? I dream about you night and day, and everything I wanna say will bring this love for all the world to see. Infatuation got me upside down, my heart is spinning round and round. We can be so much more together. Stavano davvero bene insieme, era una storia bellissima, finché non giunsero i primi problemi. Sei una, non sei più quella di una volta, sei diversa. Ma allora, che ne sarà di noi?
immaginava, ma noi amici sapevamo la verità. Lei aveva iniziato a bucarsi. Ciao Alfred, ben ritrovato. Come stai? Bene. Oggi ti insegnerò a respirare. Devi sapere che la respirazione è fondamentale, soprattutto per un artista. Dalla respirazione dipende la potenza della voce. Vediamo come stai messo a fianco. Coraggio, ragazzi. Ok, il fiato è da migliorare. Ci vuole l'aiuto della chimica. Ora basta! Oh, diciamo che col fiato ci siamo, eh? Oggi ci occuperemo dell'energia artistica. La prima cosa che colpisce il pubblico è lo sguardo. Con lo sguardo puoi infiammare le folle. Con lo sguardo conquisterai i cuori delle donne. Coraggio ragazzo, provate. Non ci siamo. Ragazzo, non ci siamo. L'energia. Tira fuori l'energia che è dentro di te. Oddio! Beh, diciamo che con ci siamo. Oddio mio!
Bene, Artemio. Ormai sei quasi alla fine del percorso della Ray Sugar School. Stai per arrivare al traguardo. Mancano solo gli ultimi ritocchi estetici. E vedrai, diventerai un altro. Quando è arrivato da me era trasandato, anonimo, sciatto. Per me è stata prima di tutto una sfida, perché lui vale. Ho fatto una serie di interventi che sono andati a dar luce al suo viso. Con uno stile armonico e decisamente glamour. Ops. Voilà. Artemio, al nome della fondazione Ray Sugar School, ti consegno quest'abito. Ed ora sei pronto a vivere il mondo come una star. Sentite, il paziente Artemio Malasorte è deceduto per autografite fulminante. E ora lasciatemi andare, permesso, devo andare a lavoro. A volte il destino è strano. Ti porta a conoscere il successo e a toccare con un dito il punto più alto del cielo, fino a quando il destino stesso non si riprende tutto. Ma Artemio è diventato un mito, proprio come Marilyn, Elvis o il bambino della Kinder. E anche Artemio, come ogni mito, in realtà non è morto. Beh, stavolta è morta.